È passato quasi un anno. Sono successe tante cose, nuovi titoli, la fine della saga di Black, l'inizio del torneo del potere, l'uscita di Pokémon Sole e Luna, gli annunci dell'Ultra Sole e Ultra Luna. Tante cose che nella loro piccolezza possono essere importanti per qualcuno. È passato 11 mesi. È l'ultima volta. E ho deciso di cambiare. Sono rinato. Allora, voglio avvertire che tutto ciò che dirò in questo video è totalmente fatto a braccio. Ogni mio video è sempre stato fatto a braccio perché per me il sapersi esprimere sul momento è importante. Sapersi esprimere sul momento con le persone è molto importante per la comunicazione. Senza doversi preparare discorsi universitari, va benissimo così. Per me va benissimo così. Allora. Col passare del tempo che stavo su YouTube ho notato che la rubrica dei videogiochi non mi divertiva, non era una cosa che mi piaceva fare e mi piaceva decisamente farla di più in privato, cioè da solo, per conto mio, perché per conto mio ho il tempo di analizzare tutto all'interno dei videogiochi, a meno che non debba fare video di 2 ore e mezza, ma non sarebbe la cosa più comoda che possa esistere. Fate conto voi, ad esempio, un gameplay di Pokémon che là devi grindare, cioè ci vuole tempo per poter fare cose del genere. E anche su giochi come Xenoverse 2 ci vuole tempo perché il personaggio va comunque allenato in qualche modo, no? Allora ho deciso di cambiare perché, ad esempio, quando facevo la rubrica cambiamo di parliamo di manga. Facendo quella, stranamente, sebbene fosse molto difficile da editare, da cercare le informazioni, è una rubrica abbastanza pesante, però mi divertiva, mi piaceva farla, perché vedevo che il risultato che ne usciva fuori era di qualità, mi piaceva, molto anche. Era una cosa fatta per bene, mi piaceva parecchio. E quindi ho deciso di cambiare area. Non dico che non porterò mai più gameplay perché comunque ho deciso di fare docca sul mio canale come video settimanale. E quindi i gameplay ci saranno anche per chi li vuole. E docca lo porterò specialmente perché è un gioco che non devi seguire una trama precisa per poterci giocare. Puoi fare tutto quello che vuoi quando vuoi in docca. E tra l'altro è un gioco di strategia abbastanza complesso per alcuni. Cioè, dipende poi comunque se ci sai giocare per bene. Io col passare del tempo mi sono allenato parecchio. Cioè, se lo vedete dall'ultima volta, ha fatto passi da gigante. E comunque, ragazzi, tranquilli, quella volta io per sbaglio, e comunque poi ho risolto subito perché me ne ero accorto, avevo installato la versione con i cheat. Infatti, danni erano qualcosa di tremendo. Poi tranquilli, ho risolto tutto. Tutti gli eventi, tutti i 50 stamina che ho fatto nella mia vita sono stati tutti fatti in modo degno, senza uso di trucchi, eccetera. Bene, fatta questa premessa, parliamo di ciò che vorrò fare in questo canale. Allora, se siete già passati dal mio canale non molto tempo fa, avete potuto notare la nuova grafica che ho creato appunto per la rinascita del canale. Nella grafica venivano portate anche le date settimanali, che sono ben tre, di ciò che farò appunto su YouTube. Allora, il lunedì portava il simbolo di Dragon Ball Super. Il simbolo di Dragon Ball Super che vuol dire? Vuol dire che in quel giorno della settimana parleremo appunto di ciò che è successo nella puntata del giorno prima di Dragon Ball Super o di teorie in generale. Bene, bene. Ora, il mercoledì c'è il simbolo di Dokkan e semplicemente, come vi ho detto in precedenza, ci sarà un video di Dokkan settimanale dove faremo delle run. Vi avverto, ragazzi, io non pullo di norma, cioè non faccio summon. Perché? Perché i video di summon, per conto mio, su un canale che porta Dokkan, sono per lo più inutili. Perché?
non ti lasciano niente come video, sono inutili per quello, non ti lasciano nulla. Cioè, un video di Dokkan normale può dare informazioni anche importanti riguardo alle rane e tutto. Invece, un video di Pullo ti lascia poco. Non ti lascia praticamente nulla. E quindi porterò soltanto run, guide, analisi dei personaggi quando sarà necessario, eccetera. Giusto per poter anche aiutare i nuovi giocatori. Scusate, prima il telefono. Per poter aiutare anche i nuovi giocatori all'interno di questo gioco che per molti è abbastanza complesso e la maggior parte non capisce essenzialmente come gioco, perché comunque non è un gioco semplicissimo, però. Ma a vista d'occhio può sembrare una cosa molto più semplice di quella che è, quindi le cose vanno spiegate per bene a chi deve iniziare il gioco. Bene, adesso passiamo all'ultimo punto, all'ultimo video settimanale, il terzo, il sabato. Ho deciso di lasciare la rubrica Parliamo di Manga, perché, come vi ho detto in precedenza, era una rubrica che adoravo, mi piaceva tantissimo, anche se richiedeva molto lavoro dietro, mi piaceva molto. E fate conto che prima facevo più di un Parliamo di Manga a settimana perché era un periodo dove c'erano continuamente news, sempre informazioni fra Dragon Ball Heroes, che tuttora ne sfornano 2000 di giochi di Dragon Ball Heroes, cioè non è che ci cambia tanto la vita. Fra Dragon Ball Heroes, giochi come, che ne so, come potrebbe essere un Xenoverse, un Super, che prima con la saga di Black, informazioni al numero 1. Xenoverse quando ancora doveva, Xenoverse 2 quando ancora doveva uscire informazioni ogni giorno, Sole e Luna live ogni settimana, quindi erano comunque argomenti che uscivano non di rado, anzi. Però ora ho deciso, visto che la situazione si è placata, che non so se sia una cosa buona o una cosa brutta, posso fare tranquillamente un Parliamo di Manga a settimana, dove discuteremo tutte le informazioni che ci sono durante la settimana nel mondo nipponico, dei videogiochi, eccetera. Oppure semplicemente parlare, teorizzare sulla puntata del giorno dopo di Super, per dire. Giusto per fare un esempio, potremmo parlare di qualsiasi cosa, non necessariamente soltanto di Dragon Ball o altro, magari anche di altri anime, di informazioni sul canale, eccetera. Bene, ragazzi. Allora, questo qui era il mio primo video in assoluto, dopo tanto tempo che non faccio video. Spero che molti di voi che mi seguivano prima possano continuarmi a seguire tuttora e che apprezzino, sebbene molti sono convinto che ci rimarranno male, perché so che la maggior parte delle persone che mi seguivano erano per i gameplay. Anche se una cosa che mi ha fatto molto piacere, ho notato che in questo periodo di tempo in cui su YouTube non ci sono stato, perché appunto non ho fatto video, sono rimasto molto, 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 molto contento che gli iscritti invece di calare aumentavano. E sono rimasto veramente felice di questo, che tutti coloro che mi seguivano non mi abbiano abbandonato, nonostante sapessero che non facessi video da molto tempo. E di questo ve ne sono grato. Il video finisce qui, spero vi sia piaciuto, preparatevi, dalla settimana prossima si parte con i nuovi contenuti e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!